Quest'anno, con il titolo Protagonisti responsabili del futuro, vogliamo mettere l'accento su un tema per noi molto importante, quella della responsabilità, responsabilità individuale e collettiva, che è l'unico vero strumento per raggiungere il benessere comune. Oggi abbiamo focalizzato l'attenzione sul concetto di sostenibilità che da etico è diventato sempre più un concetto di business, di opportunità di business. Oggi lo sappiamo, i consumatori sono sempre più attenti alla filiera, a come è realizzato un prodotto e a qual è il suo impatto ambientale. Sostenibilità è innanzitutto anche la sostenibilità dell'impresa verso i tanti problemi che incominciano a mostrarsi giorno dopo giorno a livello europeo e mondiale. La sostenibilità per il nostro gruppo è misurare. Senza misurare diventa marketing. Oggi siamo in grado di dare un valore a quello che è il nostro impatto per cercare domani continuamente di migliorarci. Oggi sta cambiando la tecnologia, stanno cambiando le preferenze e lo sviluppo sostenibile è la risposta anche all'ansia della finanza per costruire un futuro in cui gli investimenti non siano a rischio. Gli investitori oggi si stanno muovendo sempre di più verso gli investimenti sostenibili. Cosa significa? Significa che i capitali stanno andando verso quelle aziende che esprimono qualità non solo nel prodotto e nel servizio che forniscono, ma anche lungo tutta la catena del valore nei confronti dell'ambiente e delle persone. Questa assemblea è un'assemblea che riempie d'orgoglio il sistema Confindustria, un'idea di società, di una rappresentanza che si evolve, di un corpo intermedio che non solo è rappresentante sindacale ma anche attore sociale. E quindi smettiamo di dolerci, smettiamo di attendere un intervento dall'alto, ma mobilitiamoci tutti insieme, perché solo così tutti insieme potremo veramente costruire un futuro migliore.